felici. Al 14esimo arriva invece l'occasione più importante per i gialloverdi. Romozzi taglia il campo per il neoentrato Vandini. Il numero 15 salta Castagnaro ma viene spinto da Oriente. Ci sarebbero gli estremi per concedere il calcio di rigore, ma il direttore di gara lascia proseguire perché la sfera finisce a guadagno. Il numero 11 ha tutta la porta libera e conclude, ma Narcisi recupera in extremis e sulla linea salva il risultato. Un minuto dopo è ancora il Tor Sapienza a farsi vedere, ma Rozzi non sfrutta un'uscita maldestra di Castagnaro. La Vigor per Conti risponde al 16esimo con Carannante, ma il suo sinistro viene disinnescato da Candelotti. Ma al 27esimo arriva l'episodio che incanala la partita in favore della Vigor. Carannante supera nello slancio Salotti, che però è bravo a rinvenire sul numero 9 di Cent'anni. La sfera però carambola dalle parti di Cardella, che arriva al rimorchio, salta Candelotti e deposita nella porta vuota. A questo punto il Tor Sapienza prova il tutto per tutto, la Vigor però serra i ranghi e il fortino blaugrana resiste agli assalti gialloverdi. L'ultima emozione la regala ancora Cardella direttamente su calcio di punizione. Al triplice fischio e festa grande in casa Vigor per Conti, che saluta il 2010 col primo posto e si prepara alla sfida col Tor di Quinto. Delusione invece in casa Tor Sapienza, arrabbiata col direttore di gara e rammaricata per occasioni sprecate. Dal 1911 l'Associazione Sportiva Dilettantistica Pro Roma è vicina ai giovani. Oggi l'impianto completamente rinnovato offre un campo in erba sintetica di ultima generazione, un campo di calciotto, quattro campi di calcetto, l'accogliente ristorante Il Terzo Tempo, disponibile anche per feste private, bar e ampio parcheggio. L'ambiente, in linea con il mondo dei ragazzi, concilia la passione per il calcio con il diritto di praticare sport in modo adeguato, divertente e sicuro. Ricorda, alla Pro Roma tutti i ragazzi sono campioni. Per info sui campi o sulla scuola calcio, chiamalo 06 29 06 15 oppure recati in via Verrio Flacco 41, zona Largo Preneste. Se vuoi che i momenti più belli della tua vita durino per sempre, Fuori Area Communication è la risposta giusta alle tue esigenze. Dai matrimoni alle prime comunioni, dalle feste di laurea ai 18 anni, lascia che i tuoi sogni diventino una visibile realtà. Chiama il 347 03 21 550 o visita il sito internet www.fuoriareacommunication.com. Fuori Area Communication regala emozioni. Immerso in una scenografia senza eguali, con veduta mozzafiato sulla capitale, il ristorante Pizzeria Le Due Lune ti offre un'atmosfera indimenticabile, in un ambiente piacevole ed ospitale. Le carni, provenienti dai pascoli liberi di Martignano, le verdure coltivate nei piccoli appezzamenti dei contadini locali, i vini prodotti e imbottigliati sulle vicine colline, ti riportano a sapori ormai dimenticati. E se vuoi trasformare un pranzo o una serata in un rilassante weekend, il Residence La Merluzza ti offre accoglienza e cordialità per godere appieno le bellezze di questo territorio. Per prenotazioni visita il sito www.ristoranteleduelune.it oppure chiamalo 06 30 43 96 47. Il Ristorante Le Due Lune, il Residence La Merluzza ti aspettano nella tranquillità del Parco dei Due Laghi in via della Merluzza 175, Cassia Bis, chilometro 25 e 400, altezza le rughe. Vuoi un appartamento di qualità ma ad un prezzo concorrenziale? Rivolgiti alla Building House, che attraverso il controllo diretto delle opere in esecuzione, unitamente alla consolidata esperienza di cantiere, garantisce la realizzazione di edifici dotati di ogni comfort e immersi nel verde al centro della città. La Building House vende appartamenti con box auto in zona residenziale all'Ariano a partire da 150.000 euro e villini a partire da 250.000 euro in bifamiliare e unifamiliare, con rifiniture di pregio, persiane e portoncino blindati, vasche idromassaggio e box doccia multifunzione, sanitari sospesi, parquet in zona notte e impianto di climatizzazione caldo e freddo. La nostra società è a disposizione con personale qualificato e con una vasta scelta di materiali per ogni tipo di personalizzazione. A soli 20 minuti da Roma troverai la casa dei tuoi sogni. Per maggiori info chiamalo 06 96 47 377 o manda una mail a buildinghouse@libero.it.
La polisportiva dilettantistica Montespaccato ti aspetta all'Olympus Sport Center. Il nuovo centro sportivo in zona Boccea mette a tua disposizione un campo da calcio a 11, tre campi da calcetto, un campo da calciotto, tutti in erba sintetica di quarta generazione. Presso l'Olympus Sport Center puoi far crescere in modo sano il tuo bambino grazie alla qualificata scuola calcio della polisportiva dilettantistica Montespaccato. All'Olympus Sport Center troverai inoltre la gentilezza e la cortesia del fornitissimo bar gelatino e le ottime specialità di carne e pesce del ristorante, provvisto anche di forno a legna. L'Olympus Sport Center di Montespaccato si trova in via Stefano Bai 41, uscita 2 del Gra. Telefono 06 61 52 24 85. Sicurezza, salute, divertimento. Vi aspettiamo a Montespaccato. 1, 2, 3, ABC. Rinnova il tuo punto vendita con l'esperienza e la velocità di ABC Arredamenti. ABC Arredamenti progetta, rinnova ed elabora soluzioni personalizzate permettendo di seguire la realizzazione del tuo locale dal progetto alla messa in opera. Grazie alla supervisione di un'equipe tecnica di ingegneri ed architetti altamente qualificata. Entra anche tu a far parte dei tanti clienti già soddisfatti dal marchio ABC. Alcuni esempi della collezione 2010-2011. Disco Restaurant Flashback, eleganza e alta gastronomia a Cecchina, via Nettunense chilometro 11 e 200, Bar Tabaccheria Iullini, via Augusto Duleri 22, Roma, zona Pigneto, Ristorante Gnam Gnam con forno a legna e live music al centro commerciale 16 Pini di Pomezia, MAF 3, produzione di pasta all'uovo e degustazione al tavolo in via Ettore Rolli 33 a Roma, Ristorante La Botte di Ferro, la cucina raffinata è di casa ad Ariccia in viale dei Castani 17. Tecnologia ed affidabilità giapponese. Cortesia e attenzione al cliente tutta italiana. Da Mirauto potrai trovare tutte le novità Nissan per scegliere la tua vettura, nuova ed usata, ma anche assistenza pre e post vendita, ricambi e carrozzeria. Mirauto offre anche una completa gamma di servizi che spaziano dalla consulenza a domicilio ai servizi finanziari e a quelli assicurativi, compresi i pagamenti personalizzati. Rivolgiti con fiducia in una delle 5 sedi Mirauto e troverai cortesia e professionalità con personale altamente qualificato. Entra da Mirauto ed uscirai soddisfatto. Nissan Mirauto lo trovi in via Torcervara 36, telefono 06 41 20 56 57 o all'indirizzo www.mirauto.eu. Caro, sbaglio se è arrivato all'ultimo foro della cinta. Ma cara, sono le maniglie dell'amore. No, no, qui urge un sano e regolare esercizio fisico. Corri subito ad iscriverti al Vigor Sporting Center. Puoi approfittare di tutte le attività offerte nelle 6 attrezzatissime palestre. Regalarti bellezza e relax nel centro estetico e nell'area benessere. Solarium, trattamenti viso-corpo, cromoterapia, massaggi, sauna, bagno turco, idromassaggio, parrucchiere uomo-donna. Tuffarti nelle due splendide piscine e praticare nuoto libero, acqua gym, scuola nuoto. Tutto inserito in un'area verde di 12 ettari. Con un grande parcheggio interno gratuito a tua disposizione. Il Vigor Sporting Center si trova in via Grotta di Gregna 100. Telefono 06 40 80 19 84. L'applauso poderoso. Torniamo in diretta. L'applauso era perché sei andato Cristiano Amalfitano. Oh, e vai, questa è un'ottima notizia. Quella un po' meno ottima che purtroppo è Gabriele Giustiniani. Un po' meno ottima? Sì, è bello. Bello. Il suo weekend ne abbiamo dette proprio di cotte. Fantastico, di in coppia in conduzione radio. Assolutamente. Belli. Esperimento da rivedere al più presto proprio. Ah, come si propone. Era una battuta. Bravo, hai fatto bene a sottolineare. Ah, ovviamente. Anche perché bravo. Qualcuno potrebbe ucciderci, Gabriele, te lo dico. Assolutamente, il nostro comune amico. Esatto. Allora, Enrica, intanto, continua ad arrivare messaggi, sì. Sempre in pole position. Questi ragazzi hanno riscosso tanto successo oggi. E come dicevo anche loro prima, tutti i messaggi che scorreranno comunque durante la diretta, in più li potrete trovare anche domani sul nostro sito, che vi ricordo è www.fuoriaria.it. E ci spostiamo un attimo sulla promozione, cioè sulle prime squadre. Sono arrivati per adesso pochi messaggi, ve ne leggo due. Uno è per il Santa Maria delle Mole. Forza Santa Maria delle Mole, bravi tutti i ragazzi della prima squadra. Forza Diego, sei un leone di nome e di fatto. Grande mister. Magico il nostro bomber D'Ambrogi. Un saluto a tutti da Fabio. E poi un messaggio per il Pisoniano che dice grandioso Pisoniano che con grinta e cuore continua a volare.
Io vi ricordo il nostro numero che è il 331-56-33213. Potete scriverci anche alla nostra mail che è redazione@fuoriaria.it. E allora Andrea, andiamo proprio ad approfondire quanto è accaduto al campionato di promozione. Ecco, prima di vedere le schermate, credo ci sia anche un filmato del campo in cui oggi vi eravate recati inizialmente. Vogliamo vederlo subito, mostriamo subito questa chicca col direttore. Dai. Al campo del Valmontone di questa mattina. Eccolo qui. C'era stato assicurato che la partita al 99% si sarebbe giocata. Infatti, noi ci siamo... In realtà questo è lo scenario che ci si è manifestato questa mattina intorno alle ore 10:15. Poi lì con il strato di neve di almeno 5-6 centimetri sul campo del Valmontone, e ovviamente la neve nonostante il sole non si è ritirata e di lì poi abbiamo deciso di dirottarci in quel di Artena con Andrea Diriz. Artena, dove chiaramente il campo in sintetico ha permesso in qualche modo di giocare la partita. Però insomma restiamo in questo campionato andando però nel girone A di promozione, vediamo attraverso chiaramente l'ausilio della nostra computer grafica i risultati della giornata odierna. Non si è giocata Corchiano Gallese Santa Marinella, la notizia è che c'è un nuovo aggancio in vetta da parte della Dispoli che vince anche se di misura con la Virtus Cimini per 2-1. Contestualmente il Montefiascone invece è stato fermato al Nannini di Focene e dalla formazione di Ivano Bellei e con pareggio di Pelliccioni tra l'altro per la formazione di Bellei, primo gol in campionato per lui. Questa chiaramente è la classifica, tra l'altro va sottolineata la grande prestazione dell'Atletico Vescovio che ha rifilato 3 reti all'Anguillara seconda della classe, risale la Caninese, ci sono tante partite da recuperare in questo girone, alcune di queste verranno recuperate il giorno dell'Epifania. E andiamo a vedere quanto è accaduto nel girone B. Allora, la Sabina Sampolese, vedete, è sospesa perché sul 6-0 per la formazione dei Roticiani la Sampolese è rimasta in 7 uomini, quindi chiaramente insomma il direttore di gara ha dichiarato conclusa la partita, ma da tutti negli spogliatoi e ovviamente verrà acquisita la vittoria. Attraverso questo successo la formazione di Poggio Mirteto spicca il volo in classifica, anche perché il Monterotondo Scalo non è andato al di là dell'1-1 quest'oggi nel suo confronto diretto. Vedete che invece la Rustica e Poggio Nativo si riportano in scia proprio della seconda classe, risale anche il Villanova che anche quest'oggi ha rifilato 4 reti alla sua diretta concorrente. Tra l'altro, Diego, c'è qualcuno che in questa squadra tu conosci bene, lo vogliamo ricordare? Un paio ne conosco bene. Un paio? Un paio. Ecco, sottolineiamone i nomi, chiaramente. Beh, sono Simone e Daniele, miei fratelli. Insomma. Ovviamente, insomma. Soprattutto il più piccolo sta facendo molto bene. 3 reti in 4 partite, insomma. In 4 gare ufficiali con il Villanova. E quindi complimenti, sta andando veramente alla grandissima. Tra l'altro il Villanova ha molto investito durante questa sessione invernale. Sì, assolutamente. E l'obiettivo chiaramente è quello di vincerlo questo campionato, anche se con la Sabina ovviamente non sarà semplice. Chiaro. Oggi in rete proprio con i due nuovi acquisti Mancini e Venturini, giocatori che peraltro tu conosci assai bene per averli affrontati più di una volta nel corso della tua carriera. E passiamo al girone C, dove perde la prima della classe, ossia il Borgo Podgora, perde a Via Demetria del Sant'Anna contro l'Almas, per il resto le prime vincono tutte, si genera una classifica clamorosa che adesso andiamo a vedere, perché eccoli qui, sono racchiuse veramente in un pugno di punti tutte quante. Nel pomeriggio tra l'altro la Vis Velletri ha asfaltato letteralmente il Cagliari Rocca di Papa 4-0, è finita allo scavo, e quindi complimenti alla formazione di De Meo, davvero una classifica entusiasmante che si presta davvero ad un girone di ritorno incredibile, direi. Tra l'altro c'è Luca di Giuliantonio che vedevo che stava studiando particolarmente questa classifica perché ha giocato, lo ricordiamo, per alcune stagioni all'Almas togliendosi grandi soddisfazioni. Ce la può fare l'Almas, ci sono alcuni tuoi compagni di squadra tra l'altro che sono tornati in casacca bianco-verde, uno di questi è Roberto Romagnoli che sta andando alla grande. È giusto che dalla Sabina sono andati all'Almas, ma poi lì c'è Santecicca che quando c'è lui è sempre una garanzia. Io quell'anno in eccellenza ho sfiorato insomma la Serie D per un soffio. Con il Cassino, tra l'altro, la stagione strepitosa per te in doppia cifra da esterno destro di centrocampo, sì, fu una cosa... Ho fatto un buon campionato quell'anno come tutta la squadra d'altronde, quindi l'Almas è sempre nel cuore e spero insomma che il prossimo anno torni insomma in eccellenza insieme a noi. Assolutamente, questo è l'augurio che anche noi rivolgiamo loro, come ovviamente a tutte le altre contendenti. Vediamo velocemente anche il girone D, che era l'ultimo chiaramente della promozione. Alcuni rinvii in questo girone 1
di uno siamo stati buoni testimoni con Gianluca Di Bella stamattina. Per il resto, quinto pareggio consecutivo del Segni, stavolta in terra di Ciociaria a Santa Pollinare. Evidentemente c'è qualcosa che non va, ne giova di questo il Colleferro che oggi riposava e che tutto sommato...